La cicca, il pasqui, qui. Vino, papà, mostro, vino. Settori ortofrutticolo, ittico, alimentare, merci varie, talmente varie. Non devo fare la spesa, Tino, dobbiamo andare ad approfondire quello che vi abbiamo raccontato con la testimonianza di Vito, il commerciante che dopo 20 anni se ne va perché è disperato dopo il furto che ha subito. Andiamo a chiedere quali sono le condizioni generali di questo mercato agli addetti ai lavori. Che entri a fare? Da fuori. Che ti devono dire? Tino, secondo te? Sarà pure la scoperta dell'acqua calda, ma controlliamo quanto è bollente l'acqua. Andiamo. No. Una situazione che va sempre peggio, è così? Sempre di male in peggio, soprattutto per la sicurezza, non c'è sicurezza, anche perché qua è un mercato che vengono tanti anziani di età, no? Un po' la struttura è fatiscente, spesso si cade. La struttura, come si può ben vedere, è da spavento. Dalla pulizia alla struttura. Sembra completamente abbandonato. Trascuratezza al massimo. Nel parcheggio entra chiunque. No, il parcheggio è inesistente, perché la gente viene, lascia le macchine e se ne va. Addirittura pare che qualcuno... Sì. Di tutto e di più. Prendo un po' di moneta per far mettere la macchina. Di tutto e di più. Vengono a far strisciare la carta del cittadinato. Adesso mai venuti a far strisciare la carta, però qualche collegato sono venuti. Ma a me strisci e da muresti. L'unico striscia, è 60 il conto, fai 100 che mi devi dare 40 di resto. Così fa. Diciamo, dove rimango perplesso è che questo è un mercato dove gli anziani possono mangiare un po' di pesce, un po' di verdura. Perché sono ancora prezzi abbastanza contenuti. Però sto caro... grazie a questi mattoni che stanno... Molte diciamo, volte cadono. Quante volte li si è andati a raccogliere voglia, da terra? È voglia. A me dispiace tanto perché è un buon mercato, un mercato rionale che non va finito così, non va. È un mercato che andava fatto un po' con cura, no? Questo è tutto il discorso. Poi per non parlare dei furti. Cioè per... Furti ai clienti, ai furti clienti. A voi commercianti, sì, ma, minacci. Ma adesso è da preoccuparsi perché un po' di estorsioni. Stamattina abbiamo trovato il danno anche a un commerciante. Chiude, Vito ha deciso di chiudere, non ma è normale, più. Se si vede trascurato, qui non c'è, qui entrano, non fanno quello che vogliono, non c'è sicurezza per nessuno. Lo diciamo, non possiamo essere d'accordo con Vito che dice... Si stava meglio quando non era pubblico, perché quando sappiamo come veniva gestito, però quando lo Stato si appropria delle cose per rimarcare la propria presenza, la presenza deve essere vera, perché altrimenti uno è chiaro che è portato a dire prima quando c'era una maggiore ombra della criminalità, è chiaro che non succedeva niente perché avevano tutto l'interesse a che non succedesse niente. Ora invece, quando è diventato di proprietà pubblica la gestione, il manicomio, e quindi come fa uno a credere ancora nella giustizia, nello Stato, giusto? No, siamo soli. Ecco, arriva la voce dalla regia in fondo, siccome ci sono una serie di clienti che non vogliamo farti perdere in questo momento di crisi questo acquisto. Vabbè, ma i clienti, quello che stiamo dicendo è una cosa importante, che va detta, sicuro. No? Non va trascurata in nessun modo, è lo una scampo, cosa che va detta. Lo scampo. Oh. È uscito un po' di pesce, no? La pesca è aperta e insomma, quindi c'è. E andiamo a mangiare un po' di pesce buono, no? Mesi e mesi di pesce a prezzo alto, oggi, salmone era arrivato a 18. Ora si è sceso a 10 di nuovo. Io le trille grandi da fare arrosto, insomma. Si vabbè, può nonostante il mercato, signori, vengono signori, roba buona, vero? È vero. È bello, piace, diverte, l'ex manifattura Tavacchi, dai signori. Di lusso, tutto pesce fresco, di lusso. La cicala. Deficiente a D. Tante deficiente. Cicala. Dì al signor sindaco di venire a lavare, a terra si mettare. Siamo rovinati qua. Le mosche, Cristo, cioè, Madonna. Tu ti sei creato questo fatto apposta per togliere le mosche. Gargato. No, non è la cargatura, è vero il fatto, Tino, è vero. Sono più brutti di quanto possa sembrare. Però è efficace, non vengono. Cioè, non vengono le mosche, hanno paura. Ecco da mosca, va, vecchio fuci là che sei da fuori, corre, là devi andare. Vieni qua, Cosa manca? Il tubo di scarico manca, quindi il pluviale. Manca la pulizia, manca.
Allora, carissimo sindaco, noi ti facciamo un appello, perché quando piove questa piazza è inagibile, mancano i proviali dell'acqua e anche sopra qui, quando piove ci possiamo fare veramente le docce, diventa inagibile. Vedi Tino, le docce, nel senso vero. Veramente, cioè si allaga tutto, le fogne si allagano. Da quanto tempo non vengono a pulire? Da quanto tempo? Te lo ricordi? Tu eri piccolo. No, bravissimo. Eri piccolo, non te lo ricordo. Io l'altro giorno sono venuto. Avevi i capelli. E ho trovato, bravo, a parte i capelli, ho trovato ancora le cozze a terra che noi paghiamo comunque, pagamo lo spazio, noi paghiamo tutto. Cioè. Mo abbiamo rinnovato la licenza. €450 e non ci vengono. C'è la stessa cozza, come la riconosco io, che è la cozza, era quella la cozza? No, le bucce a terra. Che erano quelle che avevi lasciato. La buccia quelle... la lascio, il giorno dopo la tolgo. No, è una piazza, credimi, che non è poco, mischiamo malattia alla gente, perché non puliscono.